Un saluto a tutti e benvenuti sul canale del Club La Scommessa in compagnia di Poker Probat e di Betrace. Buona mano, asso e 8 di quadri a colore. Da posizione? Da posizione, soprattutto. Oh, cercheremo di massimizzare queste carte. Andremo a rilanciare di 3 bui. Come non detto. È iniziato da 12 minuti, mancano 118 minuti. Da early position ho una mano anche discreta, abbastanza interessante, diciamo. Visto che sono stato a dormire fino ad ora, faccio un rilancio, perché conviene sempre rilanciare quando si entra in un piatto, anche per dimostrare una mano forte. Uno da bottone mi ha collato, io ho mancato totalmente il flop. Vediamo se riusciamo a rubare qualcosa, appunto un mezzo piatto. Vediamo se qualcuno ha qualcosa. Il primo ha rinunciato, il secondo vediamo un po'. Mano, e abbiamo massimizzato qualcosa. Allora, vediamo un po'. Uno ha rilanciato. Bellissima mano, Betray, sasso K di fiori. Grande Betray. 3 bet. Allora io passo questa mano, mi godo la tua. Anche fortunatamente aveva solo preso una bottom pair. Allora, c'hai due clienti che ti hanno seguito. Mancato di flop, ma flop mancato, però sì. Devi spingere per poter far foldare. Ok, grande Betray. E saliamo in ottava posizione. Altra mano. Stai. KQ. Dovete sapere che Betrace è molto fortunato con le mani. Anche per questo, con le mani belle che si trova, poi esce subito. Io ho un asso 5. Sto in posizione di big blind, dunque praticamente posizione scomodissima. Ho cercato di vedere il flop perché dovevo mettere solo mezzo buio. E dunque di conseguenza un ottimo flop per Betrace. Grande flop. Abbiamo una top pair con un ottimo kicker che è una dama. Io devo foldare perché l'ho mancato totalmente. Vediamo invogliare i nostri avversari con un mezzo piatto. Primo avversario si è avvicinato al piatto. Un cliente ce l'abbiamo, dunque che facciamo adesso? Vediamo. Continuiamo ancora con mezzo piatto per far venire il nostro avversario. Ok. Che cosa potrà avere il tuo avversario? Assotto. Secondo me c'è un asso 2, un asso 3. Andava a progetto di scala. Sperando che... Vai a vedere la mano. Cosa aveva? Jack 5. Jack 5. Ah, aveva preso 5. Il 5. Ah. Peccato. Da piccolo buio. Betrace. Ancora un'altra mano che potrebbe massimizzare. Due carte a colore, dunque di cuori. Andremo a spaventare il nostro avversario con un 5-8. Molto spaventato il suo avversario. però è uscito. Becchiamo una bilaterale al flop. Dunque abbiamo 5, 6, 7, 8 con 3 quinti di colore. Dunque si può fare. Niente colore. Niente. vuoto. Abbiamo regalato le fische. Forse. Sì. Io come al solito ho mancato totalmente il flop. Lo trovavo da big blind, dunque di conseguenza mi sono trovato nel piatto e devo foldare. E ha un all-in su un piatto di 45 fish. Ottimo giocatore, direi. Allora, è un grandissimo. Andrei spunto. Io è che non glielo posso scrivere perché è andato in all-in, dunque chiudono la chat.
Ancora asso 7, c'è un 3 bet. Ma pure io asso 7. Perché tu fai il 3 bet e io ho dovuto foldare, scusa. E poi vedi, cioè... beh, il nome parla chiaro, bet raise. Un flop azzeccatissimo. Sì, sì, infatti, con asso 7 far scintille. Ah, vince il piatto. Vince il piatto bet raise con un bluff assurdo. Cioè, ci sta. È lui, ci sta, ci sta. Io, grazie al mio grande buio, mi trovo sempre in gioco e mi vedo qualche flop che naturalmente mancherò, infatti l'ho mancato. Però adesso, siccome mi sento fortunato, faccio un rilancio così, cercando di rubare il piatto. Primo passa. Ehi! Vinto un bel piatto. Un bel piatto di 90 fish. Di cui 30, di 30 sono le mie, di 60 chips. Ottimo, direi. Grande, grande poker prova. Bello. Arriveremo lontani. E adesso, con queste due carte, 4 e 10, suited. Aspettiamo un bel fold. strano, è strano. Di solito asso K, asso dama. Per me è stranissimo, infatti. Per 7, sono carte sconosciute. Allora, io da bottone ho 7 e 4 suited. Io faccio un raise di 120 chips. Per perdere all'occhiello, no! Infatti già il più, due call istantanei. Ehi, però bel flop però guarda, 4 quinti di carte nere, secondo me è un'ottima mano, posso sicuramente massimizzarla con un bel bet di piatto. Certo, certo. Vedi i due fold istantanei dei miei avversari, perché no, ecco, è arrivato istantaneo. Only race. Non sto giocando, devo stare in letargo, perché con questa perdita, quindi... Ottimo, ottimo, grande poker prova. Siamo arrivati alla nostra prima pausa, interrompiamo qua questo video e ci vediamo al prossimo. Un saluto da Poker Probat e da Betrace. Ciao.